Presidente dell'ATM, oggi alla luce di quello che è successo, ovvero è stata chiusa l'ATM nella forma in cui era e adesso è una società di capitali, cosa ci dobbiamo aspettare? Adesso l'ATM è l'azienda speciale che c'era prima. Quando verrà notificata il provvedimento, il sindaco nominerà una commissione di liquidazione che gestirà questa fase di transizione. Il Consiglio ha poi pure deliberato la nascita di una SPA, la costituzione di una SPA, quindi si procederà a costituire l'SPA, a dotare l'SPA di tutti quegli strumenti che servono per poter gestire il trasporto pubblico locale, quindi iscrizione ai vari registri, come dire, acquisire quello che poi è la capacità finanziaria che per un'azienda di trasporto è basilare, altrimenti non hai l'autorizzazione a gestire il trasporto pubblico locale, e quindi si dovranno predisporre una serie di atti per avviare l'attività della nuova società. Nel frattempo l'ATM azienda speciale continuerà a erogare il servizio, cercheremo di fare questo passaggio in maniera soft. Dico cercheremo nel senso che fin quando il sindaco non nominerà il commissario e il liquidatore, quindi e i vertici della SPA, e noi rimarremo a disposizione dell'amministrazione per tutto quello che è necessario fare in questa fase di transizione particolarmente complessa. Mercoledì poi il Consiglio si dovrebbe determinare pure sull'atto di indirizzo che riguarda l'assunzione degli autisti, e a questo punto avremo un quadro più chiaro per predisporre anche un programma di servizio che tenga conto eventualmente di queste nuove unità, da quando queste unità saranno poi disponibili in azienda, secondo anche le modalità che il Consiglio ci dirà ai fini dell'assunzione di queste persone stesse. In questa fase ci saranno dei problemi per i lavoratori? No, i lavoratori sono dei dipendenti dell'ATM e lo rimarranno. Si stabilirà poi anche d'accordo con i sindacati quale sarà la procedura per il passaggio in ATM SPA. Vedremo, ci sarà insomma un accordo sindacale per vedere come devono passare. Va da sé che non si sta facendo la fotocopia della precedente ATM, ma si dovrà pensare al fatto che è un SPA che deve produrre, che deve garantire, ci avrà dei budget che deve rispettare, quindi ci sarà un occhio molto attento a quelli che sono gli aspetti della produzione e del contenimento dei costi. Quindi in quest'ottica va visto tutto. Certo che in questo momento ci stiamo battendo, ad esempio, per un momento di grave difficoltà, per mettere a riparo proprio i lavoratori e garantire loro gli stipendi, perché la fase è particolarmente difficile, tanto che lo stesso sindaco ha proprio assunto un impegno importante nei confronti della banca, del cassiere di ATM, che è la BNL, proprio per garantire questa situazione difficile, dicendo che il comune comunque sarà al fianco dell'azienda in questa fase, per cui i lavoratori appunto e i fornitori devono sapere che oltre a quelle che sono le capacità finanziarie di ATM del momento, comunque c'è l'ente locale che è il socio che terrà conto di questa situazione e cercherà di non far mancare il suo appoggio all'ATM. Si parlava di una carenza di lavoratori per quanto riguarda gli autobus elettrici per l'entrata in funzione. Allora, la carenza degli autisti è generalizzata, cioè è a 360 gradi per l'ATM, non riguarda gli autobus elettrici. Gli autobus elettrici non hanno bisogno di autisti speciali, è un mezzo di trasporto che ha delle caratteristiche particolari, deve essere adibito in determinate zone, deve essere utilizzato, ma come dire, ha bisogno di autisti normali, quindi a noi servono gli autisti complessivamente per reggere il programma di esercizio, si dovrà vedere come integrare questa linea elettrica all'interno delle linee già esistenti. Noi vorremmo infatti liberare qualche risorsa e qualche autobus in atto che adesso è impiegato al centro per spostarlo verso le periferie, verso zona nord che è stata molto disagiata e penalizzata dall'attuale programma di esercizio, e quindi si stanno facendo questi sforzi per evitare che ci sia una semplice sovrapposizione di bus, perché non ha senso che ci siano più bus che passino nello stesso percorso o a 50 metri dal tram negli stessi orari con le stesse modalità. Sarebbe uno sciupio di risorse pubbliche che la città certamente non può sopportare e a cui peraltro non può far fronte.